Buonasera amici e amiche di Nova News 24, tu sì che Vales parte con la nuova stagione, sostituzioni importanti, Luciano Littizzetto al posto di Teo Mammucari e mandata via proprio Belen Rodriguez come anticipato anche da Nova News 24 quest'estate, ma la prima puntata parte davvero con il botto subito. Un concorrente molto particolare, un uomo travestito da leopardo, comincia a fare la fila proprio a lei, Sabina Ferilli, che è il mio sogno erotico. Queste le parole dell'uomo che comincia a sedurre proprio sul palco Sabrina Ferilli. La stessa Sabrina da prima è un po' scettica su quello che le sta succedendo, e però subito dopo, grazie anche a Maria De Filippi, che la cerca di incoraggiare, va proprio sul palco con lui, Simone Cassano, 46 anni, e tiene subito a precisare: sono qui per divertirmi, per dimostrare che l'età è un numero e che la vita è una sola. La presentazione però continua con un annuncio: Sabrina Ferilli è il mio sogno erotico. Questo basta a Maria De Filippi per stuzzicare la sua amica. È proprio Maria, infatti, incalza il concorrente chiedendogli in modo proprio spudorato qual è il modo con cui sogna la Ferilli. A questo punto che inizia un racconto piccante: io me la sogno col baby doll leopardato con la scollatura tacco 16 e che mi aspetta sul letto rosso con tutte le cantele intorno come una pantera, rivela il concorrente. Maria De Filippi però incalza ulteriormente chiedendo di mimargli la posa in cui Sabrina lo attenta ai suoi sogni. In un attimo il concorrente atterra in posa sensuale, poi Maria convince Sabrina ad imitarlo e ovviamente inevitabilmente va in onda una scena esilarante. Inutile dire che il concorrente ha poi conquistato un posto nella scuderia di Gerry Scotti. Ovviamente amici di Nova News 24, questa è solo una delle esibizioni esilaranti di Tu sì che Vales, vi terremo aggiornati. Se vi è piaciuto questo articolo, mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.